Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, diciamo qui con qualcosa di diverso dal solito. Quelle che vi sto mostrando sono delle cuffie wireless, le BTH240, che mi sono state gentilmente offerte da Kinivo, un'azienda americana che offre prodotti in tutto il mondo. E niente, oggi vi andrò a parlare di queste cuffie. Questa azienda in particolare, diciamo che offre più che altro attrezzatura elettronica wireless, come ad esempio cuffie wireless. HDMI, wireless, casse wireless, insomma tutti accessori wireless che hanno tutti quanti, diciamo, un buon prezzo, un prezzo abbordabile e con una qualità abbastanza buona, insomma è abbastanza buona. E quindi adesso io procederò con l'unboxing e poi parleremo appunto meglio di questo prodotto e adesso vediamo intanto cosa c'è dentro questo appunto tutto questo. Adesso devo aprirlo perché se riesco ad aprirlo. Ok, allora si fa piano piano. Allora, io direi, intanto vediamo, facciamo vedere cosa contiene. Contiene innanzitutto ovviamente le cuffie. Poi un carrying pouch, ossia cosa per tenere, un diciamo sacchetto per tenere le cuffie, una micro USB per ricaricarle e il manuale ovviamente di istruzioni classico. Quindi adesso andiamo ad aprirle e vediamo appunto il contenuto. Facciamo piano senza rompere magari, se magari riesco. Di evitare di spaccare tutto perché sennò. Oh, eccolo qui. Non c'è. C'è dentro c'è il manuale. Manuale classico. Con tutte quante le informazioni, diciamo, che bisogna sapere. E niente. Qui abbiamo le cuffie. Ad aprire, questo è il porta appunto cuffie. Qui c'è l'USB e qui abbiamo le cuffie. Come potete vedere, queste sono le cuffie. Quindi adesso vi parlerò più a fondo del prodotto a breve. Prima voglio, diciamo, dargli un po' di test e vedere un po' com'è, così posso parlarvene al meglio e dirvi cosa ne penso appunto di questo prodotto. Quindi ci risentiamo tra poco con la seconda parte nel quale vi parlerò proprio di questo prodotto. A tra poco. Ok, dopo aver fatto un unboxing del prodotto, farò adesso, diciamo, la solita lista di pro e contro che mi piace fare, appunto per vedere subito all'occhio cosa c'è di sbagliato e cosa c'è di buono nel prodotto. Ho testato le cuffie a lungo, quindi comunque mi sono fatto un'idea abbastanza chiara e quindi adesso vi andrò a esporre che cosa ne penso. A schermo probabilmente vi mostrerò quello che appunto dirò, quindi man mano che parlo vedrete a schermo un riassunto generale. E niente, quindi non ci perdiamo in chiacchiere e proseguiamo appunto con la recensione del prodotto. Allora, innanzitutto, partendo dai pro, la prima cosa che ovviamente ho avuto modo di constatare è l'audio, perché è la prima cosa appunto. E devo dire che l'audio è buono, non è affatto male. Ovviamente, ma questa è una cosa abbastanza ovvia, mi sarebbe un po' stupido se non fosse così. L'audio, ad esempio, di queste cuffie Bluetooth, giusto per farvi un paragone, è maggiore e di qualità migliore rispetto magari all'audio che io uso di solito delle mie cuffie in-ear. Quindi questa è una cosa abbastanza ovvia perché ovviamente il padiglione è più grande delle cuffie Bluetooth, quindi è ovvio che si senta meglio. E quindi diciamo che comunque l'ho testato su per varie cose, quindi l'ho testato per ascoltarmi la musica sul cellulare, per ascoltarmi la musica sul computer, per ascoltarmi la musica, sì, per giocare, varie cose. Quello che ho avuto modo di constatare è appunto che l'audio per quanto riguarda musica, queste cose qui, è perfetto, cioè è veramente buono, ve lo posso assicurare, è veramente un buon audio. Per quanto riguarda invece
giocare, quelle cose lì, magari è un po' più, diciamo, non oserei dire scrauso, ma nel senso è una cosa, è un audio normale, cioè nel senso non è eccelso, ma non è nemmeno una merda in questo senso. Ovviamente è anche abbastanza ovvio, visto che comunque le cuffie sono diciamo create appositamente per chi magari ama fare jogging, oppure ama correre, vuole andare in palestra, vuole, insomma, chi ama fare queste cose qui, sono fatte apposta per quello, quindi è giusto che la qualità audio sia migliore, o sia migliore appunto con magari ascoltando musica, queste cose qui. Quindi non mi perdo oltre e andiamo avanti con il prossimo punto, che sono appunto i tasti rapidi. Perché i tasti rapidi? Perché appunto, come penso si sia visto prima nell'unboxing, nella parte destra, nel padiglione destro delle cuffie, è presente una sorta di, diciamo, di cerchio nel quale sono posizionati vari tasti che permettono appunto varie cose. I tasti in questione sono il tasto centrale, che permette di fare diverse cose, andremo a vedere poi con calma, ve le spiegherò con calma. Per adesso vi dico soltanto che appunto serve per stoppare la musica e per farla ripartire. Poi parlerò meglio di questo tasto dopo. E poi abbiamo un tasto in basso a destra che ci permette di cambiare musica, e un tasto sempre in basso a sinistra che ci permette invece di tornare indietro con la musica. E abbiamo poi un tasto superiore in alto a destra che ci permette di alzare il volume, e in alto a sinistra che ci permette appunto di abbassare il volume. E che dire, i tasti sono buoni, non c'è nulla di sbagliato, cioè sono fatti bene. L'unica cosa è che appunto all'inizio, almeno a me è capitato così, di sentirmi un po' spaesato, nel senso mi dimenticavo dove era il tasto per alzare il volume, dove era il tasto per abbassare, dove era il tasto per stoppare, quindi dovete farci un attimo l'occhio, insomma dovete un po' ricordarvi dove sono, ma cioè giusto un attimo, poi quando vi ricordate diciamo che tutto fila liscio, non ci sono problemi, quindi sono comunque comodi. E che dire poi? Il microfono, appunto, passiamo al secondo punto, che è appunto il microfono. Parlando sempre del tasto centrale, con il tasto centrale potete rispondere alle chiamate. Potete praticamente, se siete, che ne so, in giro e vi squilla il cellulare, potete benissimo, le cuffie cominceranno a fare una sorta di beep 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 beep, un beep diverso dal solito. Voi semplicemente cliccate e vi risponde appunto alla chiamata, e poi ricliccando potete anche chiudere la chiamata, quindi è molto comodo e non dovete stare tirando fuori il cellulare, fare cose, non dovete fare niente, cliccate il tasto e va liscio così. E poi che dire, il microfono è anche molto utile se volete magari, che ne so, avete voglia di stare in TeamSpeak. Per chi conosce TeamSpeak ovviamente, se volete magari andare su TeamSpeak e parlare con qualcuno, o anche magari per lavoro, che ne so, magari dovete andare su Skype, qualsiasi cosa di questo tipo, è anche molto utile lì il microfono, perché appunto ha una buona qualità, quindi c'è veramente, non ci, il microfono non ho trovato alcun problema, è veramente buono. E poi proseguendo abbiamo appunto il peso. Il peso è veramente anche quello buono, perché le cuffie sono leggere e ovviamente, essendo anche che hanno una forma diciamo che anche quella è anche abbastanza, diciamo, non fastidiosa, nel senso non le sentite molto quando ce l'avete addosso le cuffie, perché anche non, diciamo, vi passano dietro le orecchie, quindi non vi creano, diciamo, molto fastidio. E appunto hanno un peso molto leggero, quindi non le sentite, anche se le tenete super ore, non le sentite. E non avete neanche problemi di sudorazione, almeno io non ne ho avuti, perché comunque non è che sono fatto apposta, nel senso non sono talmente leggere, talmente piccole che diciamo non sembra come non averle, quindi diciamo che anche quello è un buon punto a favore. Poi abbiamo il Bluetooth, vabbè, questa cosa è una cosa stupida, però ho voluto metterla nelle pro perché comunque è un punto a favore di queste cuffie. Appunto,
appunto, anche essendo delle cuffie Bluetooth, non avete il fastidio dei fili, avete una comodità comunque generale perché potete usarle in svariati modi, potete usarle se volete andare magari in palestra, potete usarle se andate a fare jogging, se volete, visto che sono fatte anche apposta, visto che non danno fastidio e non vi, magari se fate jogging non vi saltano, non traballano, rimangono fisse e ferme dove sono, questo ve lo posso assicurare. E poi che altro? Se volete magari mettervi sul letto, a me capitava spesso di voler mettere magari sul letto, che ne so, volevo guardarmi un video su YouTube sul letto e con questi fili, con tutti i fili delle cuffie mi rompevo, cioè mi dava un po' fastidio semplicemente, cioè anche se magari dovevo girarmi, queste cose qua mi dava un po' fastidio, mentre con queste cuffie potete benissimo, attaccate Bluetooth, mettete le cuffie, fine, cioè siete belli liberi, potete fare quello che volete, oppure se volete magari, che ne so, state facendo qualcos'altro e avete il cellulare, che ne so, da qualche parte qui vicino, magari, che ne so, vi arriva una chiamata e voi rispondete subito, insomma, siete più veloci, insomma. Quindi diciamo che anche il Bluetooth mi sento di dire di metterlo come pro, anche se in realtà è la caratteristica base di queste cuffie, quindi non sarebbe neanche un pro, però io me ne sento di metterlo, visto che comunque porta varie comodità generali. Ad esempio, vi faccio un altro esempio. Capita spesso a me di tornare a scuola, da scuola, prendo l'autobus e quindi prendendo l'autobus ho sempre i fili delle cuffie che pendono, no? E mi è capitato qualche volta che siccome l'autobus si riempì, cioè siccome l'autobus si riempiva, fermata per fermata, eccetera, la gente che magari scendeva alla fermata, proprio carissima gente che scende dalla fermata con magari il bagaglio, perché magari lì c'è la stazione, scende col bagaglio e mi tira tutte le cuffie, proprio me le strattona via e tipo vedo le cuffie che partono via e devo recuperarle e magari il filo si rovina, queste cose qua, quindi mi è successo già qualche volta e mi è dato anche abbastanza fastidio, però diciamo con queste cuffie non dovreste avere problemi, visto che sono Bluetooth, non avete fili, cioè non dovete proprio fregarvene di niente. E quindi niente, questo era un altro esempio giusto per. E poi che altro? La batteria. La batteria è anche ottima. Una batteria che dura circa 10 ore ed è, cioè, infinita. Cioè, se io le ho usate tipo poco, ok, cioè neanche troppo a dire il vero. Però contate le ho usate per tipo 6 giorni, usandole tipo, che ne so, un'oretta al giorno. Sì, circa, e la batteria dura 10 ore, quindi comunque prima che si, se a meno che non le, se, anche se lo usate 24 ore su 24, cioè ogni volta spesso comunque ci state poco a ricaricarle, quindi comunque la batteria dura tanto e ci state anche poco a ricaricarle, quindi diciamo che la batteria è anche buona da questo punto di vista, diciamo che non è che la usate un'ora e poi scarica, cioè batteria lunga. E poi direi per i pro direi che non c'è altro. E per quanto riguarda i contro invece, per quanto riguarda i contro, non so dei veri e propri contro, ma mi sento da metterli, cioè non ho diciamo trovato delle cose veramente negative da dire per quanto riguarda questo prodotto, però ho trovato qualcosa che mi ha dato diciamo un po' di fastidio. Sono cose comunque che entrambe le cose sono delle cose che comunque sono diciamo sorvolabili, nel senso che potete ovviare al problema, poi vi spiego anche come. Però diciamo mi sono sentito di rimetterle perché comunque sono delle cose che vanno dette, insomma. Quindi proseguendo anche contro, il primo contro, vabbè, questo qua è un contro un po' stupido, però lo dico lo stesso, è l'insonorizzazione, perché comunque hanno un'insonorizzazione buona, non è un'insonorizzazione brutta. Tuttavia, comunque essendo delle cuffie diciamo a padiglione eccetera, non insonori e anche non, avvol diciamo, non avvolgendo l'orecchio, ma semplicemente essendo appoggiate sopra, non diciamo insonorizzano bene, quindi se siete in giro non aspettate un'insonorizzazione, che ne so, ai livelli di, che ne so, cuffie in-ear o qualsiasi altra cosa. Ovviamente avete un'insonorizzazione che non è brutta, però quello che è quel che è, insomma, non potete pretendere troppo. E per quanto riguarda invece l'altro contro, sono appunto il tasto del volume. Questa è una cosa proprio mia, che diciamo che ho notato io, potete anche non contarlo come contro se volete, ma io lo metto dentro perché per me è stato un contro. Il tasto del volume, ossia cosa? Siccome il volume è gestito, cioè il volume che alzate sul, se voi prendete una canzone,
fate partire una canzone e alzate il volume sul cellulare, non alzate anche il volume delle cuffie, cioè alzate il volume delle cuffie, ma il tasto delle cuffie non è che alza il volume, cioè mi spiego meglio. Se io alzo il volume dal tasto delle cuffie, non lo alzo sul cellulare. Cosa vuol dire? Qual è il problema? Vi starete chiedendo, cioè qual è il problema? Non c'è un problema. Il problema è che il tasto delle cuffie alza il volume troppo poco, o lo abbassa troppo poco, ma veramente poco. Cioè, ho notato che cioè, è come, cioè, se io premo il tasto per alzare il volume, sembra come se non lo sto premendo, perché devo veramente premere tipo 70 volte prima che il volume si alza a un, diciamo, un quantitativo discreto, comunque buono. Tuttavia, questa cosa è ovviabile, visto che potete comunque alzare il volume dal telefono, e quindi è ovviato dal problema semplicemente alzando il volume da lì. Quindi non è un grande problema, però diciamo dà un po' fastidio. Mettete che avete il cellulare, che ne so, in tasca, volete alzare un po' il volume, potete benissimo farlo da qui, però diciamo lo alza di poco, non ve lo alza di tanto, dovete premere tantissime volte. E, insomma, è una cosa un po' che ho trovato scomoda. E se fosse stato semplicemente un po' più, se avesse alzato diciamo un po' più il volume, sarebbe stato secondo me meglio. E niente, questo è quanto. Bene, questo è quanto. Non dovrebbe esserci altro. Niente, non ho altro da dirvi. Per questa recensione è tutto. Ringrazio nuovamente Kinivo per avermi offerto il prodotto. E spero che la recensione vi sia piaciuta. Se avete qualsiasi domanda su qualche altra cosa che magari non ho detto, che volete sapere cosa ne penso, ditemelo nei commenti, e poi dopo, insomma, vi risponderò appena posso. Quindi per questa recensione è tutto, noi ci vediamo a una prossima recensione. Ciao a tutti!